Vabbè, io comunque non sono d'accordo. Ma d'accordo cosa? No, non sono d'accordo, esce male, si sente che esce male, Marina. Ma cosa esce male? Esce bene No, non esce bene. Cioè, si sente, capito? Si sente cosa? Si sente che non siamo siciliani. Dobbiamo andare in Sicilia. Allora, Michele, io non voglio ripetere le cose più di una volta. Si sente che noi sappiamo di dover andare in Sicilia. Sì, sappiamo che dobbiamo andare in Sicilia. Perfetto, dobbiamo integrarci con la loro cultura. Che cosa c'è di meglio della canzone? Bisogna integrarsi. Ho capito. E allora facciamo così: tu mi segui e canti insieme a me. Sei pronto? Vai. Vittina grossa supra i cannoni, fui curioso e cibo si spiare, idda m'arrispugnio con gran dolore. Esce male. Muri senza un tocco di campana. Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi. Dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo, falegnameria interna per mobili su misura. E per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo, telefono 0932 777 169, www.inventadesign.it. Per il corredino dei tuoi sogni scegli i nuovi arrivi di primavera di Baby Chic. Le migliori marche per la prima infanzia. Baby Chic a Ragusa, in via Napoleone Colaiani 53 e in via Mongibello 6. Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Anche questa Pasqua è, come si dice, passata in archivio. Non c'è stata quella straordinaria giornata di sole e di caldo come ci aspettavamo sia per la domenica che per la Pasquetta, almeno per quanto riguarda la nostra provincia, però alla fine possiamo dire che il tempo è stato abbastanza favorevole e questo ha permesso le solite iniziative sia dal punto di vista folcloristico e tradizionale, perché queste cose hanno anche un grande riscontro dal punto di vista del turismo. Quest'anno, ma ne parleremo in questo indice, il turismo ha avuto un riscontro positivo molto alto, quindi è un buon, come posso dire, presagio per l'anno, per la stagione estiva, non c'è dubbio, e quindi possiamo dire che la Pasqua è andata come si sperava, una Pasqua tranquilla, pochi piccolissimi incidenti, c'è stato uno lunedì sulla strada per Marina alla rotatoria di Gattocorbino, ma niente di preoccupante. Resta comunque anche se ci sono le festività, resta comunque altissima la preoccupazione per quanto riguarda gli sbarchi, perché pensate che ieri sono arrivati in Sicilia qualcosa come 2000 e passa, questa volta pochi su Pozzallo, ma 2000 forse anche di più migranti che sono stati soccorsi dalle navi delle organizzazioni non governative. E si sta verificando ora una situazione anche abbastanza strana, perché non sono più le navi militari che avrebbero fatto l'accordo con uno dei
due governi di Tripoli. Il governo nazionale italiano, Gentiloni, ha fatto anche l'accordo con il Sudan e con altri paesi africani, e quindi c'è meno presenza delle nostre navi, ma le organizzazioni non governative continuano ad essere su tutto il territorio e a prendere decine di migliaia di persone che vengono portate nei centri di accoglienza. Questo naturalmente, lo abbiamo già detto, è molto preoccupante in una regione che ha grandi difficoltà, ma non solo la regione, anche a livello nazionale, ma la regione ha grandi difficoltà dal punto di vista economico. Si deve discutere del bilancio, anzi la manovra finanziaria, anche se a livello regionale siamo arrivati già a maggio, quindi siamo a fare il bilancio preventivo del 2017, lo faremo a maggio, le elezioni sono la prima domenica, la seconda domenica, o la prima o la seconda domenica di novembre, mi pare il 5 di novembre, quindi già a un mese e passa prima finirà, faremo un bilancio per quattro mesi. E quindi ci sono una serie di problemi. Il primo, certamente, è dove troverà i soldi Crocetta, perché ha promesso 280 milioni ai disabili, una cosa bellissima, ci mancherebbe altro, però una cosa è dire e una cosa è fare, perché poi trovare 280 milioni mica è facile. L'altro problema gravissimo è quello che sta accadendo con questa nuova legge, per giunta retroattiva, che andrebbe a sfiduciare il sindaco se non viene approvato il bilancio. Ma attenzione, mi pare ai tempi quando sciolto il Consiglio Comunale di Ragusa, quando c'era Giorgio Massari sindaco, e quindi fu, mi pare, l'ultimo sindaco eletto senza il suffragio universale. E però se i comuni non fanno il bilancio, una cosa è se non lo fanno per un motivo politico, scontri interni, una cosa se non lo possono fare perché proprio fisicamente non hanno i trasferimenti, non sanno la regione quanto dà perché non ha fatto neanche il bilancio. Si può sciogliere un consiglio per un consiglio comunale e quindi un sindaco? Oggi c'è stata una riunione a Palermo, all'ANCI, proprio per trovare una soluzione a questa vicenda che coinvolge decine e decine di comuni, piccoli soprattutto. Da noi per esempio ci sarebbe Monte Rosso Almo in questa condizione, e quindi i sindaci si sono mossi per cercare di fare qualcosa. Abbiamo chiesto al sindaco di Modica, Ignazio Abate, che cosa si è discusso in questo incontro di oggi. Guarda, è stato oggi un incontro molto partecipato, perché eravamo credo più di 200 sindaci, anche perché questo è stato il primo caso e credo che sarà il primo di tanti altri casi simili, dove sette comuni, dove addirittura in certi comuni non è passato il bilancio di previsione, non per colpa dell'amministrazione, ma poi anche per una votazione in seconda seduta con parità di consiglieri di opposizione e maggioranza, quindi non viene approvato e addirittura arriva la decadenza per il sindaco. Quindi è un provvedimento anticostituzionale, perché la legge nazionale, o la legge dello Stato, dice che per poter sfiduciare un sindaco eletto democraticamente direttamente dal popolo deve esserci almeno il 2/3 dei consiglieri, del numero dei consiglieri, non dei presenti ma di quelli effettivi. E quindi questo va contro questa situazione. Ma la cosa più grave è il fatto che tutti i comuni, anche gli ultimi tempi, ma specialmente anche quest'anno, siamo impossibilitati a poter approvare un bilancio di previsione, perché la Regione Sicilia ancora non ha approvato il suo bilancio di previsione. E quindi paradossalmente la Regione Sicilia non solo non approva il proprio bilancio e quindi non stanziando la ripartizione per i comuni, ma va poi a commissariare e far decadere i sindaci senza che loro hanno nessuna colpa. E quindi su questo si è deciso tutti insieme non solo di fare ricorso avverso a questo provvedimento e a questa legge regionale assurda del Parlamento regionale, ma abbiamo preparato un documento che manderemo direttamente alla Corte dei Conti per mettere in mora la Regione Sicilia, e quindi in guardia anche la Corte dei Conti, che noi siamo impossibilitati, anche perché se andiamo ad approvare un bilancio di previsione, o chi l'ha approvato il bilancio di previsione, è un bilancio falso, perché l'appostazione delle risorse che riguardano l'integrazione per quanto riguarda i precari, la ripartizione del fondo
per gli enti locali, e il fondo per quanto riguarda la parte delle infrastrutture, in questo momento non si sa, non c'è nessuna copertura finanziaria e quindi noi non possiamo redigere i bilanci. Quindi questo era il grido che è uscito fuori anche da questo incontro, l'Euro Orlando in primis d'accordo su questo percorso. Questo incontro non eravamo solo i sindaci, ma c'era anche rappresentanza dei consigli comunali, proprio per dire che la lotta si deve fare insieme, non può essere soltanto la lotta da parte dei sindaci. Quindi questa è la quello è il responso di questo incontro avuto a Palermo. Perfetto. Va bene, sindaco, ottima cosa. Cogliamo l'occasione anche per parlare un minuto della Vasa di domenica, un grande successo, anche la parte, diciamo, innovativa, quella serale. E guarda, veramente è stato un bagno di folla, cioè il popolo moticano ha voluto, ma non solo questo, ma anche tutti i turisti, che proprio la possibilità di poter partecipare. La Madonna Vasavasa, tanti dei cittadini presenti nella parte serale non avevano mai partecipato alla Madonna Vasavasa, anche per impegni di lavoro che ne davano l'impossibilità di partecipare a mezzogiorno. Quindi la cosa importante è che sia a mezzogiorno che la sera c'è stata una partecipazione, un fiume di gente commossa a seguire i due simulacri, ma è veramente è stata una festa della città, questo ci tengo a dirlo, e per la prima volta vedo veramente in questi giorni, in queste settimane, vedere la città unita nei quartieri, visto che per tanto tempo invece si era diviso, Modica Alta non poteva scendere a Modica Basso, o le feste di Modica Alta erano soltanto feste di quartiere, così quelle di Modica Bassa. Invece proprio anche il miracolo della Madonna è riuscito anche in questa ad unire la parte alta e la parte bassa della città. Non era successo soltanto alla fine degli anni dell'Ottocento, possiamo dire che anche questo evento passerà alla storia, sicuramente per aver siamo riusciti tutti insieme a fare scrivere una pagina importante della storia della nostra città. Avete sentito cosa ha detto il sindaco Abate, sia per quanto riguarda la vicenda regionale, ma poi anche per quanto riguarda la Madonna Vasavasa. Parleremo fra un attimo anche della Madonna Vasavasa, ma prima affrontiamo il problema relativo a questi bilanci dei comuni. Vi dicevo, ricordo che allora il sindaco di Ragusa, che era Giorgio Massari, forse era il più giovane sindaco d'Italia, il suo consiglio comunale fu sciolto allora, quindi con tutto, andarono a casa tutti naturalmente, proprio perché mancava il bilancio, o non mi ricordo se era il piano regolatore, no, era una imposizione della regione, forse era il piano regolatore, non ricordo bene, ora non mi ricordo, però ci fu un'imposizione della regione, la legge venne approvata in qualche modo e diventò subito attiva, mettendo in difficoltà alcuni comuni. Qua la situazione è ben diversa, perché, come dicevamo, quanti comuni non hanno approvato il bilancio per beghe interne? Perché io posso capire, quando dice la regione, tu non hai approvato il bilancio perché, siccome vi bisticciate, non hai la maggioranza, hai fatto chissà che cosa, non hai fatto imbrogli, e allora è giusto. Ma quando un comune oggi come oggi ha davvero i problemi per chiuderlo questo bilancio, perché vive molto di finanza riflessa, i comuni inseriscono nel loro bilancio quelli che sono i trasferimenti della regione, dello Stato. Quindi se non sai quanti trasferimenti ti danno, come fai a fare un bilancio? A meno che non lo fai falso, cioè dici: la regione ci deve dare 10.000 euro, 10 milioni di euro, poi quello te ne dà 4 ed è chiaro che il bilancio poi diventa falso, perché tu magari spendi i soldi per quei 10 milioni che non hai e poi ti trovi con un bel buco in bilancio, che non è certo una cosa divertente. Come si può fare questo? Questo perché purtroppo, dobbiamo dire, alla regione siciliana si pensa a tutt'altre cose. Ora, non so come è arrivato, ma non dimentichiamo che la regione è quella che ha sciolto le province, ancora sono lì, la regione è quella che non sa chiudere la vicenda delle Camere di Commercio, parleremo anche di quello, la regione è quella che ancora non ha trovato la quadra su tutta una serie di fatti, da che so, dalle autorità portuali, poi non parliamo dei bilanci,
Quindi io dico che probabilmente, forse, no, è davvero il momento di chiudere con questa regione. Tutto il rispetto per i suoi deputati che sono bravi, Nello De Pasquale, Pippo Di Giacomo, Giorgio Assenza, la Ferreri, tutti bravi, però perciò, guardate, questi 4 anni, 5 anni sono stati veramente difficili e non credo che sia colpa dei nostri deputati, davvero, ma colpa di una noncuranza generale per quelle che sono le reali problematiche di questa regione. Quindi vediamo con questo documento cosa verrà fuori. Io mi immagino il Comune di Monterosso sciolto, ma quelli ne hanno tante davvero ragina appesa. Va bene. A proposito di quello che ha detto il sindaco Abbate, ha fatto riferimento alla festa della Madonna Vasa Vasa in notturna. Vi devo dire che noi abbiamo realizzato un ampio servizio, ma non è un servizio di quelli tradizionali con la speaker o lo speaker, niente, abbiamo ripreso in originale buona parte dell'appuntamento serale, perché in verità di quello giorno della mattina sono 10 anni che lo facciamo e ha sempre la sua suggestione, la bellezza, il momento in cui si libera del velo nero, la Madonna, volano le colombe. Qui è diverso perché, come vedete, la Madonna è già con i colori, diciamo, della gioia, l'azzurro e il rosso, il velo lo ha tolto in mattinata, però devo dire che ha un fascino tutto suo. Questa Madonna che si staglia nel cielo nero di Modica. E poi anche questa storia, per la prima volta, come diceva il sindaco, anzi la seconda, di questo simulacro che arriva a Modica Alta, che mette insieme la festa di San Giorgio con la festa della Madonna Vasa Vasa. Devo dire che sono delle belle immagini e quindi vi invito a seguirlo, ma lo faremo alla fine del nostro telegiornale, in modo che potrete seguire con molta tranquillità, quindi saranno una ventina di minuti proprio in chiusura dopo la pagina sportiva. Per quanto riguarda appunto gli appuntamenti tradizionali in provincia, sono svolti tutti con grandissima partecipazione di pubblico, ma anche tantissimi turisti. Dobbiamo anche, lo capisco che la tradizione religiosa è una cosa e poi il problema del turismo è un altro, però dobbiamo abituarci anche a migliorare questo rapporto e fare in modo che ci sia più tecnica proprio finalizzata alla parte turistica. Siamo andati a Ibla per cercare di capire com'è andata questa Pasqua, perché vi ho detto che in tutte le città dove ci sono stati appuntamenti tradizionali o folcloristici c'è stato un buon risultato. Ora Ragusa Ibla, con la Pasqua ha poco da offrire. Noi quest'anno ci siamo impegnati molto con le confraternite, abbiamo fatto la promozione alla Settimana Santa e abbiamo visto che ci sono state tantissime persone che hanno risposto al richiamo del territorio. Certo, non siamo stati noi, ci mancherebbe altro, ma un richiamo del territorio. Siamo andati con la nostra Teresa Quarnuccio a Ibla proprio per vedere come è stata questa Pasqua. Vediamo l'intervista. Salvo Avola, centro commerciale naturale, Ragusa Ibla, di Bianco Mangiare. Allora, lei ha il polso della situazione per quanto riguarda la ristorazione,
i turisti. Siamo proprio al martedì dopo Pasqua, intanto si avvicina la festa di San Giorgio. Allora, abbiamo avuto molte presenze, com'è andata? È andata benissimo, ci sono state tante presenze, non solo la domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, ma anche tutta la Settimana Santa. Proprio da tante presenze di turisti. Devo fare complimenti anche ai ragazzi che hanno organizzato la Settimana Santa, perché non solo le processioni, ma tutto quello che poi segue. Perché poi quando viene pubblicizzato bene anche quello, i turisti vengono, perché è anche un evento molto religioso sentito, che ha portato tanta presenza di turisti. Quindi infatti anche è stato pieno dalla domenica, sono sì, stati, è stato pieno dalla domenica delle Palme, sì. Dalla domenica delle Palme fino a ieri. E devo dire che è stata strapiena la chiesa anche domenica sera dopo la funzione di Pasqua, dove c'è stata la scenduta di San Giorgio. Sì. Io ero messo qui e dopo che hanno sceso San Giorgio è sceso un fiume di persone. Mi hanno detto che la chiesa era strapiena, tra l'altro è una cosa bella, suggestiva, che ha attirato tante persone, turisti e anche turisti locali. Ieri per esempio abbiamo avuto anche presenza non solo di turisti francesi, inglesi, tedeschi, ma anche tanta gente della Sicilia, Catania, Messina, Palermo, Caltagirone, Enna. Quindi ieri poi la piazza proprio sta piena, il giorno pieno rispetto a tutti gli altri giorni è proprio stato il giorno di Pasquetta, ma ripeto, dalla Domenica delle Palme a seguire fino a ieri, Ibla ha avuto veramente tante presenze. Dobbiamo dire che anche oggi è piena, anche, certo non è stracolma, però è abbastanza effervescente la piazza. Fisiologico che dopo il lunedì di Pasquetta qualcuno che si inizia a lavorare, poi magari domani si rimettono le scuole, però ormai la stagione è partita. Ormai la stagione è partita e quindi i turisti ci sono. Se, ma vedete il modo di inquadrare del trenino, infatti è già pieno di turisti. Sì. Sì. Ma qua considerate che di gruppi ne salgono almeno 10 al giorno, quindi significa 10 pullman al giorno, quindi significa che 10 pullman al 50 sono 500 persone, e sta sempre un crescendo. Adesso rinizieranno da qui fino a tutto maggio le gite di scuola, anche quelle. Ci sono tante presenze di ragazzi che scelgono proprio la Sicilia, la provincia di Ragusa, proprio come gite scolastiche. Parliamo un attimo, ecco, del nostro settore, del settore nella fattispecie, la ristorazione. Ho visto questo gruppo di giapponesi che chiedeva che cosa, Salvo? Ma loro mi hanno chiesto espressamente di mangiare la pasta e non mangiano, espressamente non mangiano carne, quindi tutto vegetariano. Accontentate qualsiasi tipo di richiesta. Ma poi le scacce più o meno, a parte quella con salsiccia e ricotto, più o meno sono tutte vegetariane. Poi noi facciamo anche un arancino che è vegetariano, dove non mettiamo la carne, proprio perché nasce la richiesta dei tanti turisti di non mangiare carne. E poi le insalate, i primi piatti espressi, essendo anche un bistrò, facciamo mangiare veloce e cerchiamo di accontentare un po' tutti. E poi il dolce, che cosa chiedono? Qualcosa di particolare per Pasqua? In particolare chiedono il cannolo con la ricotta. Quello è il primo dolce che d'altra parte è tipico, sì. E poi noi abbiamo fatto per Pasqua le cassatine pasquali, la cassata siciliana, poi facciamo il bianco mangiare, che tu sai che è un dolce molto semplice, sì, tipo un budino, e quindi va bene per tutti. Anche per i bambini, soprattutto. Anche per i bambini, sì. Ma poi tra l'altro le cose quando più semplici sono, più buone sono, quindi il bianco mangiare, essendo un cibo semplice, poi va bene e va a ruba e ne vendiamo tanto. Perfetto, allora abbiamo parlato di giapponesi, ma le altre nazionalità che hanno frequentato, ecco, Ragusa Ibla in questi giorni? Francesi, sono tanti francesi, anche perché mi dicono che il Club Med quest'anno sia pieno, anche perché non potendo fare altre scelte, per noi per certi versi non si dovrebbe dire una fortuna, perché non vanno nel Nord Africa a causa attentati e quindi stanno scegliendo la meta della Sicilia e quindi tutti... Che sembra molto tranquilla adesso, speriamo sempre così. No, ma è tranquilla, non ce ne arrivano, voglio dire, notizie che non possa essere tranquilla, anzi assolutamente, ci arrivano delle notizie tutto al contrario. Qui si sta bene, tranquilla, poi il senso civico è alto, quindi non hanno motivo di lamentarsi.
Benissimo, soltanto una chiosa, ci avviamo verso la festa di San Giorgio, state preparando tante cose, state lavorando come centro commerciale naturale, sì? Sì, sì, presumo sì, ma questa forse è una domanda che è meglio chiedere al Presidente, a Santi, perché è lui che se ne occupa di più. Però, insomma, io le posso dire che qua i ragazzi che lavorano con me fanno parte dell'associazione San Giorgio Martire, io ce l'ho qui tutti i giorni e quindi loro stanno lavorando a 360 gradi perché per la riuscita della festa, che come sempre sono convinto che non si cimenterà, perché quando tu poi metti tanto impegno alla fine i risultati arrivano e loro sono qui tutti i giorni a dedicarsi per la festa. Questa è Teleiblea. Dal 1989 Blanco Petroli offre ai propri clienti un servizio eccellente, garantendo i migliori risultati in termini di economicità e di resa finale. Blanco Petroli vuol dire anche puntuale rispetto dei tempi di consegna per le forniture di gasolio da riscaldamento, gasolio agricolo e per autotrazione. Blanco Petroli è presente sulla rete stradale Iblea, con stazioni di servizio a Modica, Ispica e Ragusa. Per i rifornimenti della tua azienda, prova la Blanco Fuel Car. Con la Blanco Fuel Card puoi facilmente rifornire ogni mezzo della tua flotta e ricevere a fine mese la fattura dettagliata. Blanco Petroli, Contrada Musebbi 22, Modica, telefono 0932 77 11 11, info@blancopetroli.com. Per il corredino dei tuoi sogni scegli i nuovi arrivi di primavera di Baby Chic. Le migliori marche per la prima infanzia. Baby Chic a Ragusa, in via Napoleone con la Iani 53 e in via Mongibello 6. Chi siamo? Quelli del QDS. Cosa vogliamo? Far risorgere la Sicilia. Che facciamo? Riuniamo i cittadini per bene e la classe dirigente per rimettere in moto economia e occupazione. Come? Investighiamo per far emergere la verità, spezzando l'omertà che ha rovinato la Sicilia. Papa Francesco ricorda, cittadini, immischiatevi, partecipate, controllate. Partecipa anche tu alla rinascita con il quotidiano di Sicilia, il quotidiano dei cittadini per bene. Abbonati subito. Da Caligaris in via Carducci a Ragusa fino al 30 aprile acquista un tavolo e le quattro sedie sono in omaggio. E in più il trasporto e il montaggio sono gratuiti. Caligaris Store, via Carducci 184, Ragusa. Ecco, avete sentito dunque un successo, tantissima gente che è stata a Ragusa, ma non solo, perché come vi dicevo ci sono crescite negli aeroporti addirittura a due cifre, quindi 10-12%, non ci dimentichiamo che noi gioiamo quando cresce dello 0,1%, qui siamo al 10-12%. Non c'è dubbio che questi risultati ci fanno ben sperare con tutto quello che c'è intorno, almeno dal punto di vista turistico. Ora,
mettendo insieme il turismo e l'eccellenza, ora ne parleremo ampiamente, possiamo anche sperare di far meglio. Però io vi dicevo, alcune cose bisogna farle. Allora, per quanto riguarda la Madonna Vasa Vasa, quella serale, dicevo al sindaco, bisogna dare tempi certi, perché chi viene per vedere una manifestazione deve sapere che gli orari sono quelli, in modo che poi si possa organizzare per i tassi per tornare. Io ricordo che a Modica c'era un tassista all'entrata lì a Baricentro che non sapeva quando doveva aspettare prima che potesse andare a prendere la persona che veniva dal Donna Fugata, non so da dove. Quindi orari certi. E poi alcune strutture le dobbiamo assolutamente mettere a disposizione. Questa lamentela viene fatta da Mario D'Asta, che dice: sì, vabbè, però il castello aveva una pausa, che è sbagliata, perché è giusto ogni giorno fare la pausa pranzo, ma è lunedì di Pasqua, santo Dio, insomma. Allora, vediamo cosa dice Mario D'Asta. Ma ieri a Pasquetta ho una situazione alquanto strana. Tanti turisti alle 12.45 circa sono stati fatti fuori, nel vero senso della parola, perché il castello di Donna Fugata è stato reso inaccessibile, è stato chiuso dalle 12.45 alle 13, alle 14.30 circa. Ora, come si fa a pensare di puntare sul turismo se poi i turisti che con grandi sacrifici, grazie a Montalbano, grazie all'aeroporto di Commiso, portiamo qua sul territorio e poi dopo vengono sbattuti fuori, oppure ancora non possono accedere in quell'orario per la pausa pranzo? Si capisce da questo disservizio che tanto c'è da fare ancora per la nostra città e che poco hanno fatto i nostri amministratori grillini per pensare e ripensare ad un turismo che rimane il futuro di questa nostra comunità. Com'è pensabile, com'è fattibile questa scena? Cioè buttare fuori i turisti perché non c'è nessuno che può essere messo là come dipendente ad aprire ed accogliere i turisti. Ora, è chiaro che da questo si evince un'approssimazione incredibile da parte dell'amministrazione grillina, che insieme all'estate è ancora tutta da pensare e ripensare rispetto a Marina di Ragusa, lascia intendere un ruolo di grande denuncia che il Partito Democratico vuole giocare in Consiglio Comunale, anche di grande proposta. Anche su Marina di Ragusa, oltre a Castello e Donna Fugata, nulla ancora in cantiere e di questo siamo preoccupati. Marina di Ragusa insieme al Castello e Donna Fugata sono e insieme a Ibla rappresentano diciamo, le parti centrali della nostra comunità in termini sia di ricreativi ma anche in termini di storia, di architettura, di monumenti. Ecco, rispetto al ruolo, siamo ormai agli ultimi l'ultimo anno di amministrazione grillina, per quanto ci riguarda il bilancio è fortemente negativo rispetto alle proposte messe in campo. L'ultimo anno per dare un segnale importante ai nostri concittadini, rimaniamo pessimisti, ma noi il nostro ruolo in Consiglio Comunale, non solo in termini di denuncia ma in termini di proposta, siamo pronti a portarlo avanti. Allora, Mario D'Asta dice: porca miseria, lunedì di Pasqua è una volta, ma ora ci sono anche i ponti, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno. Ora, non c'è dubbio che il castello ha un fascino incredibile e quindi quando uno parte da Pietra Persia, faccio un esempio, per venire a vedere il castello, non può trovarselo chiuso per quelle 2 ore, sono giornate particolari, d'altra parte la gente paga e sono. Allora, il comune ha recepito subito questa cosa e ci dice che gli orari, invece a quello che era stato detto prima, il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno, appunto, vengono modificati. Il castello sarà aperto dalle 9 alle 18 ininterrottamente. Oh, ma questa è intelligenza, ragazzi. Cioè il dire: ho capito e ci adeguiamo, che c'è di male? Ma è chiaro, io capisco che i dipendenti hanno il loro diritto, ma non c'è dubbio che in certe occasioni bisogna essere più disponibili. Poi Mario D'Asta dice: guardate che sta arrivando l'estate, non vorrei che poi
all'ultimo giorno ci ricordiamo che è arrivata l'estate. Complimenti a Mario per il pungolo e al comune che lo ha recepito. E a proposito di ambito turistico, dobbiamo anche dire che fanno molto dalle nostre parti anche le eccellenze, perché abbiamo visto che la gente gira, poi vuole mangiare, compra, e che cosa compra? Compra quelle che sono le caratteristiche del territorio, ma soprattutto quelle che hanno una grande qualità. Vediamo l'intervista. Questa è Tele Iblea. Allora, parliamo delle eccellenze iblee, e come tutti sanno, fra le più rinomate, anche qualitativamente veramente eccellenze, c'è l'olio DOP Montiblè. Con noi c'è Peppino Arezzo, che è il presidente del consorzio di tutela, il consorzio dell'olio DOP Montiblè di Ragusa. Peppino, siamo stati compagni di scuola, quindi è inutile che diciamo, ci diamo delle che non serve. Senti Peppino, ascolta. Noi sappiamo che questo è stato un anno difficile per l'olio a livello nazionale, dalla Puglia con le malattie varie. Da noi com'è stato? Da noi possiamo dire, intanto con soddisfazione, che qualitativamente sempre l'olio DOP Montiblè è sempre quello là che contraddistingue l'olio, un olio che è rinomato, è conosciuto, è consumato in Italia, all'estero, nel mondo, perché noi abbiamo dei produttori che con Giappone, Cina e America oramai sono proprio a livello qua, quasi locale. Chiaramente quest'anno qualitativamente ottimo, buonissimo, quantitativamente invece ci lamentiamo perché la produzione non è stata quella che ci si aspettava. Ci si aspettava una buona produzione, una produzione di un certo, diciamo, quantitativo, che purtroppo invece non abbiamo avuto per vari motivi di ordine, cioè, climatico. L'olio, le olive hanno reso meno. Sì, non solo hanno reso meno, ma c'è stata una produzione inferiore a quella che ci si aspettava. Perché abbiamo raccolto meno olive. Sì, sì, soprattutto nel periodo estivo. La cascola ha fatto sì che la cascola sarebbe una malattia. La cascola non è una malattia, ma insetto. È quando la cascola è che quando il fiore va a diventare poi piccolo frutticino, quindi quando avviene l'allegagione da fiore che passa a frutto, ecco che allora con sbalzi di temperatura come quelli che noi abbiamo nel periodo estivo e una siccità particolare e qualche altro evento che si collega anche a questo, ecco che fa sì, c'è questa cascola, quindi cadono questi fiori che vanno a fare e non cresce l'oliva, e quindi non c'è l'oliva l'oliva, ragion per cui la raccolta è inferiore, i quantitativi sono inferiori, non abbiamo avuto quella produzione che dovevamo avere. Però su la questo, qualità, la qualità è sempre che si mantiene ad altissimi livelli, perché, come tu sicuramente saprai, il consorzio è soggetto a un organo di controllo, a un organismo di controllo che ha sede in Roma e che deve l'olio superare determinati parametri per poter essere commercializzato come olio. L'acidità, le cose. Soprattutto come polifenoli e come tante altre cose che poi vanno valutate. Il nostro è famoso, che ha il famoso odore di pomodoro verde. Noi abbiamo un olio che è particolare perché c'è sapore di erba appena falciata, pomodoro verde, carciofo e tutto quello che contraddistingue il nostro territorio. Di questa particolare area che va praticamente da Pozzolo. La nostra area che va in tre province, Ragusa, Siracusa e Catania. Chiaramente la maggior quindi parte, è concentrata su Ragusa, è concentrata in buona parte anche su Siracusa, è concentrata in parte anche su Catania. Abbiamo in corso una modifica al disciplinare che ha consentito qualche altro comune di essere inserito in questo comprensorio. Oltre al comprensorio bisogna anche avere delle varietà specifiche, quale è soprattutto quella maggiormente conosciuta, la Tondiblea.
però abbiamo anche la moresca, la verdese e ora abbiamo inserito altre varietà. Però che nella il zona... DOP vero e proprio si fa con la Tondo Iblea? Si fa soprattutto con la Tondo Iblea, però ci sono anche altre varietà che messe insieme vanno a fare l'olio DOP mondiale. Ora, quello che ci interessa è il rapporto economico, no? Quindi questi produttori se la cavano benino, bene. E i nostri produttori se la cavano, io dico sempre benino, bene. Perché proveniamo da tempi in cui quasi quasi possiamo dire non conveniva nemmeno raccogliere le olive, perché quando il prezzo dell'olio era quello che era e i prezzi per raccoglierlo erano quelli che erano, è chiaro che non c'era tanta convenienza. Oggi possiamo dire che con soddisfazione si inizia veramente ad assaggiare un reddito discreto. Poi con le innovate tecnologie e con pazienza e con un impegno maggiore, io direi anche con qualche spesa sicuramente maggiore, ecco che si raggiungono livelli veramente ottimali, perché chi commercializza con Giappone, Cina e America state più che sicuri che il prezzo è abbastanza remunerativo, anche ecco, perché questo. I costi sono più elevati. È chiaro, perché io so che una bottiglia di DOP Monte Iblea in America si vende $17-18, $20. Sì, sicuramente è questo. Certo, ciò deve portare, non è... Oltretutto, ecco, non si può pensare a una spesa irrisoria. Le spese aumentano, le spese sono quelle. Però noi sappiamo, e questa è una domanda che ho sempre fatto nel passato, è un po' come il DOP del caciocavallo. Cioè, noi conquistiamo il Giappone, però la nostra area, insomma, la nostra area. Uno vorrebbe anche dice, ma scusa, facciamo un prodotto. Come si fa magari ci sono i supermercati che hanno il marchio locale, no? Sì. Che è la stessa qualità, però è quello locale. Perché naturalmente qui da noi 18 euro a bottiglia non ci potevamo dare, perché insomma, perché non si pensa a qualcosa che possa essere, ma vedi, perché Mario, forse la qualità è poca, la quantità è poca. Vedi Mario, se tu vuoi assaggiare, mangiare dei legumi in modo particolare, devi mettere sicuramente certo. dell'olio e costa parecchio. E questo è il fatto. Se tu vuoi mangiare una bella insalata o se ti vuoi mangiare condito con dell'olio... Lo so perfettamente. Perché purtroppo quello che assistiamo è che quando le massaie vanno ai supermercati troveranno dell'olio a un prezzo molto più ridotto. Io non mi voglio soffermare su questo, lascio... Però l'olio che compriamo a 5 euro, da dove viene? Ecco. L'olio da 5 euro può anche, e sappiamo tutti, che può anche provenire dalla Tunisia. Perché? Perché considerato che a livello nazionale noi siamo deficitari sia in superficie sia in quantitativi di olio, ecco che è stato fatto questo, diciamo, questa compensazione. Cioè noi produciamo meno di quello che ci serve. Sì, noi come a livello nazionale produciamo meno di quello che ci serve. Però, ripeto, a livello regionale, soprattutto a livello siciliano, e avevamo tante speranze con questo nuovo programma PSR, con i nuovi fondi comunitari, per poter aumentare, perché la spinta è di aumentare la superficie, aumentare la produzione, aumentare il quantitativo di olio. Certo. E allora ecco che il PSR regionale con fondi comunitari avrebbe dovuto consentire questo. Per quanto riguarda il settore dell'olivicoltura, io sono molto molto critico. Ho già segnalato all'assessorato, ma per tempo, e non ho ricevuto nessuna risposta. Parlano, 1,2 miliardi di euro. Allora, parlano di incentivare, parlano di aumentare la superficie, parlano di aumentare la produzione, però poi all'atto pratico, con l'olivicoltura, è successo qualche cosa a livello di PSR che ha fatto sì che non si consente una cosa di questo genere. In che senso? Cioè non praticamente, si incentiva praticamente l'investimento. Per poter avere aiuti comunitari bisogna partire da delle superfici che noi ce le sogniamo. Tu pensa che per poter accedere al PSR si parte, ed è olio DOP, sarà olio DOP, si parte da una superficie oggi minima di 9 ettari. 9 ettari da noi è già una superficie di una media azienda. Ma le nostre aziende già si formano con la famosa salma. La salma corrisponde a 2,80 ettari. Significa con la salma uno già va avanti. Va avanti.
Con una salma di già c'ha un certo reddito. Però se non hai 5 salme, se non hai, perfetto. Se non hai 9 ettari. Quindi 4 salme almeno. Non c'è niente da fare, non si può andare avanti. La cosa più, diciamo, fra virgolette, antipatica è per i giovani. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di incentivare i giovani. I giovani finalmente sono partiti. Cominciano a crederci anche perché non hanno molte altre sbocchi. Hanno ricevuto i giovani dalla Comunità Economica Europea fino a poco tempo fa aiuti comunitari. Aiuti comunitari che dovevano continuare per poter completare l'azienda oggi. Però un giovane che ha già ricevuto aiuti precedenti e oggi vuole completare tutta la filiera, vuole completare la sua azienda, la vuole completare aumentando la superficie, incrementando le macchine agricole, aumentando tutto quello che c'è da aumentare in un'azienda agricola olivicola, io parlo olivicola, può farlo solo se ha almeno 9 ettari di uliveto. 9 ettari di uliveto. Che sono grandi aziende per noi. Allora, considerando allora che veniamo dall'enfiteusi, allora da quei piccoli appezzamenti. Io chiederei all'assessore. Ma se fino a ieri abbiamo dato fondi comunitari ai giovani con una superficie molto più ridotta, oggi a questi giovani che ieri abbiamo dato soldi comunitari, oggi gli dobbiamo dire, Comunità Economica Europea, a te non ti dà più niente. Allora, così, per metterla, io sono pronto a fare un dibattito, io sono pronto ad affrontare tutto quello che c'è da affrontare, ma mi chiedo, allora, è stato sbagliato dare i soldi prima o è sbagliato dare i soldi oggi? Abbiamo indovinato oggi? È cambiato l'assessore, è cambiato qualche cosa. Ma è cambiato che purtroppo io mi soffermo alla questione olivicola. Questo PSR 2014-2020 sicuramente è un PSR che parte sbagliato. Contemporaneamente devo fare un'altra piccola critica. Mi dispiace che noi siamo qui per la regione siciliana. Se vuoi ti paghiamo, perché noi che critichiamo ci piace. A me mi dispiace. Forza, critichiamo. È la regione siciliana da dove io provengo. E certo. Però chiaramente io dico. Ormai è pensionato, non c'è il PSR è 2014-2020. Siamo nel 2017. Perfetto. 2017. Quanto tempo è passato? Tre anni. Che abbiamo fatto? Finora? Mi chiedo, perché c'ero io, anche io. Noi abbiamo iniziato a dare soldi comunitari nel lontano 1989, nel 90. Allora si chiamavano POP, poi è diventato PSR. POP era il programma operativo plurifondo, poi è diventato PSR, programma siciliano regionale, programma di sviluppo regionale. Allora io mi chiedo, dopo aver dato per quasi 30 anni contributi europei, oggi viene fuori un PSR... E viene fuori un PSR con tutte queste lacune per quanto riguarda l'olivicoltura. Io mi auguro che negli altri settori tutto è andato bene. Mi risulta che non è così. Però io, ripeto, per l'olivicoltura è stato deleterio questo PSR. Mi auguro che negli altri settori non sia deleterio così come l'olivicoltura. Mi risulta che invece anche negli altri settori questo PSR è partito male. Parte malissimo. Senti, a proposito del PSR, perché noi abbiamo fatto anche le interviste ai deputati europei, abbiamo 2.000 miliardi che arrivano qua, perché no, non sto scherzando, 2 miliardi è pazza, non è che stiamo parlando di bruscolini, 2 miliardi sono 2 miliardi di euro, sono 4.000 miliardi di lire, no? Quindi sono cifre paurose. Ma si è sempre parlato delle grandi difficoltà burocratiche, perché noi oggi stiamo dando i soldi, quello del PSR è finito nel 2013, stanno rendicontando oggi. Allora, questo è spiegabile in questo senso. Io so che è spiegabile, però. È spiegabile in questo modo, perché poi uno deve anche dire. Fare la rendicontazione ora di 13 anni fa. Perché il PSR 2007-2013 si è concluso nel 2013. Poi ci sono altri 2 anni di rendicontazione, quindi fino al 2015. Poi ci sono anche delle proroghe, diciamo proroghe che possono portare anche a questo. Perché, ma la burocrazia è forte, vero, su questa cosa? La burocrazia è quella che è. Purtroppo io devo dire. Perché poi vedi Peppino, scusa. Parliamo di sburocratizzare. No, ma io ti dico che quando la burocrazia è troppo tecnica, troppo forte,
ci arrivano a prendere i soldi i più esperti, che sono organizzati e spesso sono quelli che fanno il maneggio. Allora, perché sono così bravi, no? Allora, noi i soldi li dobbiamo fare arrivare a tutti. A tutti. Tutti hanno diritto di prendere il contributo che gli spetta per quello che gli spetta. Certo. Io da questo punto di vista devo dire che la provincia di Ragusa si contraddistingue per la correttezza. Noi parliamo a livello generale. Sempre. Purtroppo però devo dire che con la burocrazia siamo un pochettino... Perché i fatti burocratici sono tali e tanti che purtroppo ci vogliono... si parla di sburocratizzare, ma è il certificato antimafia, esatto, è il certificato E poi un'altra cosa, Peppino, c'è un coordinamento? Perché per esempio io mi ricordo una volta la provincia aveva fatto gli uffici europei, no? Che non so se funzionavano, ma almeno c'erano. I comuni ce l'avevano, ora non ce l'ha più nessuno. Allora, chi è che coordina? Perché arriva a questo? Perché l'altro ieri mi è arrivato un comune, 8-10 comunicati, che tutti erano andati al Vinitaly. Sì. Tutti, tu ci sei andato, il distretto ci è andato, la provincia ci è andato, tutta l'estate del vino, tutti i consorzi c'era solo, tutti. Cioè, voglio dire che praticamente erano tutti a Verona. Ma poi a Verona c'era, come eravate? Ognuno per fatti voce. Allora, caro Mario, anche qui tu metti... ho toccato. Hai toccato. Io tocco. Sì, tocchi. Tucci. Allora, noi sappiamo, ripetiamo, diciamo continuamente, sinergia, tutti insieme, ci dobbiamo mettere insieme. Io sono riuscito con grande, con grande piacere di mettere insieme i consorzi di eccellenza in modo particolare olio, vino, formaggio, la carota novella di Ispica e il cioccolato di Modica, e abbiamo cercato e cerchiamo di fare sinergie, perché questo è il compito che ci spetta, dobbiamo fare sinergia, si dice, se ne parla in continuazione, ma all'atto pratico ci accorgiamo che questa sinergia poi non esiste, perché sì, tu hai detto bene, per quanto riguarda l'olio extravergine di oliva, fortunatamente, e grazie, anzi colgo l'occasione per ringraziare la Camera di Commercio di Ragusa, la quale si è fatta promotrice di questo coordinamento e ha fatto sì che noi potevamo essere presenti al Vinitaly, all'Agrisol del Vinitaly. Eravamo presenti come olio e come enogastronomia. E contemporaneamente ho trovato lì lo stand Regione Siciliana Agricoltura, perché? Perché dopo che abbiamo dato l'adesione alla Camera di Commercio, dopo quasi qualche anche la regione ha trovato i soldi, ma poco prima della partenza. Una volta al Vinitaly mi sono accorto che anche la provincia era presente come non esiste come più la provincia consorzio fra comune. Vabbè, ma se non hanno manco gli occhi per piangere. Ma chiamiamola come vogliamo. Comunque era presente. Mi risulta che era presente anche l'assessorato al turismo. Quindi anche l'assessorato al turismo avrà elargito somme magari irrisorie, ma qualche sommetta. Mi risulta che anche l'assessorato alle attività produttive era presente, regionale sempre. Ma allora io mi chiedo, se questi enti, anziché ognuno per conto suo, e mi ci sono ritrovato al Vinitaly, dove nello stesso padiglione c'era un reparto Camera di Commercio Ragusa, un reparto Camera di Commercio Catania, un reparto assessorato regionale agricoltura, di imprenditore in conto proprio, e poi l'assessorato a turismo, l'assessorato a attività produttive. Ma dico, se tutti questi enti lavorassero insieme, in sinergia, perché a me risulta ad esempio che anche a livello Ragusa, io non vado oltre, Ragusa stessa, a Ragusa, ma santo Dio, io dico Camera di Commercio, assessorato agricoltura, provincia, distretto turistico. Che ci voleva mettersi insieme e dire, signori miei, ognuno di noi c'ha poche fonde, però messi insieme e facendo pubblicità per tutte, perché non organizziamo un qualche cosa che ai nostri imprenditori li possiamo promuovere veramente, anziché
andare incontro a quei costi che, guarda, che sono parecchi. Sono parecchi. Perché grazie alla Camera di Commercio di Ragusa, lo ripeto ancora una volta, grazie al Presidente, perché si è impegnato parecchio il Presidente, così come altrettanto si sono impegnati, ecco la sinergia con la Camera di Commercio, si sono impegnati i funzionari. I funzionari lavoravano... Vabbè, ma quelli sono dipendenti, ci tocca, ma intanto in sinergia sono riusciti a fare quello che hanno fatto. Allora, dico, mi risulta che della provincia e dell'assessorato agricoltura non avevamo nessuna notizia. Dico, che ci voleva invece a fare un qualche cosa, tutto uno. Ma poi c'erano i consorci di Stremocodi, il vino, il cerasuolo, le cose. Ma è bello perché, però chi ci gode in tutto questo? Il Vinitaly. Che acchiappa soldi a non venire. Chi ci gode? Gli alberghi, un albergo 300 euro ci voleva per dormire a Verona. Certo, perché loro hanno inventato un business che da noi viene poi alimentato senza fare una sinergia, per cui un giorno ci va Peppino qua, poi alla griglia a Milano ci andrà un altro e qua là andiamo tutti insieme. Colgo l'occasione, ora c'è il food di Milano. Vabbè. Il food di Milano, dove l'imprenditore, oltre ad andarci con una somma abbastanza pesante che hanno chiesto, deve anche pensare a mangiare a dormire. A partire, a ritornare, a dormire, a stare lì. Poi stare c'è il risultato vero. Non ci può andare da solo, ma si deve andare almeno ti ha dato questo risultato quando un imprenditore è andato lì e ha speso 7-8 mila euro, le ha ripresi. E allora il Vinitaly, no, ci hanno ripreso soltanto delle televisioni locali. No, dico, le ha ripresi i soldi che ha investito. Allora, uno è presente, cioè, perché deve chiaramente presente. Deve essere presente, non solo, vabbè, c'è la possibilità di avere gli incontri con tante ma oggi sai, che si hanno, in Skype, è bene essere in Skype presente. O in cosa, bisogna fare delle scelte. È bene essere presente, sicuramente è stato positivo al massimo. E più ci mancherebbe altro, ma infatti io ho detto è positivo, però cerchiamo di coordinarci, perché anche organismi che piangono ogni 5 minuti e poi erano lì a spendere soldi. Io mi auguro, soprattutto nei momenti in cui ogni ente ha poche risorse. Vabbè. Allora, le poche risorse messe insieme fanno una grossa risorsa, ecco che allora si può aiutare l'imprenditore come si deve. Peppino Arezzo, presidente del consorzio dell'olio DOP Monti Blei, che oggi era un poco acido. Ciao Peppino. Andiamo avanti al telegiornale. Questa è Teleiblea. Appoggio del Sole Resort. Appoggio del Sole Resort non è soltanto un hotel, ma è una struttura anche dove possiamo ospitare i vostri eventi, sala ricevimenti, quindi matrimoni, lauree. Ci troviamo nel ristorante dell'Angelo, dove possiamo degustare piatti tipici della zona di Ragusa, sia a base di carne che a base di pesce, tutti a cura dallo chef Modica Ragusa Francesco. Adesso vi porto nella nostra nuova sala ricevimenti, che è stata ristrutturata recentemente per il 10° anniversario della struttura, dove possiamo accogliere anche 300 invitati per i vostri eventi. Inoltre, per il vostro giorno importante, lo chef Francesco Modica Ragusa vi verrà incontro per proporvi i nostri migliori menu per i vostri eventi. Sole Resort non è soltanto un hotel, una sala ricevimenti o ristorante, ma anche una sala meeting dove le aziende hanno lo spazio di organizzare i loro congressi, corsi o altri incontri. E infine non dimentichiamo la nostra ottima pizza in osteria,
è il nostro ricercatissimo lounge bar, dove potrete trascorrere le serate insieme ad un cocktail e amici. Vi aspetto, venite a trovarci, Poggio del Sole Resort. Un beso! Chi siamo? Quelli del QDS. Cosa vogliamo? Far risorgere la Sicilia. Che facciamo? Riuniamo i cittadini per bene e la classe dirigente per rimettere in moto economia e occupazione. Come? Investighiamo per far emergere la verità, spezzando l'omertà che ha rovinato la Sicilia. Papa Francesco ricorda, cittadini, immischiatevi, partecipate, controllate. Partecipa anche tu alla rinascita con il quotidiano di Sicilia, il quotidiano dei cittadini per bene. Abbonati subito. Foglie, giochi e passatempi, via del Salice 128 a Ragusa. Negozio specializzato in giocattoli in legno e giochi retro. Il gioco in legno stimola i bambini a sperimentare la libertà del gioco creativo e didattico. E non solo, Foglie propone anche giochi di costruzione tridimensionale e tanti altri giochi apprezzati non solo dai bambini, ma anche dagli adulti. Il gioco è il lavoro del bambino. Vieni a scoprirlo da Foglie, giochi e passatempi. Vi aspettiamo in via del Salice 128 a Ragusa. Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi, dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo, falegnameria interna per mobili su misura e per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design, zona Asimo di Capozzallo, telefono 0932 777 169, www.inventadesign.it. Hai bisogno di assistenza per il tuo 730? Rivolgiti a 50 più CAF per la tua dichiarazione dei redditi. Penseremo noi a certificare la correttezza dei dati inseriti, apponendo il visto di conformità che ti permetterà di beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali che ti spettano, sollevandoti da ogni responsabilità. 50 più CAF, persone che fanno per te. Anche questo serva da monito e da insegnamento. Organizziamoci. Coordiniamo, abbiamo queste straordinarie eccellenze, va bene. Ringrazio Peppino Rezzo per il suo intervento e spero che lo mandi a qualcuno, alla regione, che capisca che noi non siamo delle vittime predestinate, perché poi i soldi si devono dare a chi vogliono loro. Bene. Ora andiamo a chiudere il telegiornale, perché c'è lo spazio della Madonna Vasa Vasa, che però manderemo in onda dopo brevi 5 minuti di Gianni Papa. Ci parla purtroppo della Passalacqua che a gara 1 è andata sotto, ma ancora ne abbiamo 4 gare, le ragazze si sapranno senza dubbio riprendere. Vediamo lo sport e poi 20 minuti con la Madonna Vasa Vasa in notturna, una originalità. Tutti, arrivederci. Cosa volete che vi dica? L'abbiamo vista tutti, in streaming. Ieri sera è andata male, è cominciata male ed è finita, se possibile, peggio, perché poi alla fine il distacco, i 19 punti, sicuramente non c'erano stati nella partita. Anche perché la squadra, nei momenti cruciali, aveva manifestato una bella capacità di reazione, era arrivata a 10 punti. Ha avuto anche l'occasione di scendere sotto la doppia cifra. A questo punto sicuramente gli avversari avrebbero avuto anche una pressione psicologica diversa. Poi ci sono stati due errori di fila, due attacchi sbagliati, non è stato sfruttato nel modo giusto un improvviso, inatteso, intenzionale, tecnico, anzi esattamente, sbagliato il tiro libero, non si è sfruttato poi la palla a favore, beh, a questo punto è andata come è andata. Quindi gara 1 va nel dimenticatoio, va in archivio,
come preferite con la sconfitta. Non è una novità perché, se non ricordo male, abbiamo sempre iniziato perdendo con Schio. Dice, cosa vuol dire? Niente, è solo un dato statistico, non sono mai iniziate bene e quindi non è il caso di fasciarsi la testa. È successo quello, bene o male, è successo in tutte le altre tre volte precedenti. Anche la quarta volta iniziamo così. Adesso hanno cambiato la formula, la gara sono a 3 su 5, tra l'altro ce ne sono due in un posto e poi due in un altro, per cercare anche di rendere più logico e ridurre il vai e vieni per l'Italia, per cui domani sera, mercoledì, giocheremo di nuovo a Schio. Con quali prospettive? Esattamente le stesse della prima partita. Tra Ragusa e Schio le partite sono sempre abbastanza in bilico, possono anche prendere subito dei cammini diversi, come è stato ieri per noi, come è stato a Ragusa nella gara d'esordio di Gianni Recupido in panchina, dove Schio ne ha preso una caterva. Chiaramente non ci sono 30 punti fra Ragusa e Schio, come forse non ci sono neppure 19 fra Schio e Ragusa. Per cui a questo punto ogni partita davvero, per usare una frase strafatta, ma nel caso particolare estremamente autentica e vera, fa storia a sé. Quindi domani sera si giocherà come se non fosse successo niente, anche perché, toccando ferro, ma come dato statistico, non si chiude qui il discorso, c'è comunque da fare la prima partita a Ragusa e eventualmente, se si vincesse, se fosse andata male questa, anche la seconda. Dobbiamo dire, questo l'ho notato in una citazione di un giornale veneto o di qualche cosa del genere, in cui diceva che Ragusa è stata l'unica squadra che ha costretto Schio a non vincere in tre partite allora. Ebbene, allora abbiamo portato due volte a cinque, quando è stato semifinale l'abbiamo portata alla bella. Più di questo non potevamo fare, avremmo voluto fare qualcosa di più se non ci fossero state alcune circostanze anni fa, non tutte chiarissime. Adesso dovrà decidere Gianni Recupido se confermare le tre straniere o cambiare qualche cosa. Qualche giocatrice non ha reso come dovuto, io che non sono per carità un tecnico, pur apprezzando la prova di Elena Larkins, mi è sembrato come in certi momenti si trovasse proprio timorosa quasi di tirare e di andare a concludere. Una giocatrice che ha fatto il campionato americano, una che dovrebbe potere. Poi alla Iacobulli è uscito tutto, sono usciti anche i tiri da fuori, loro hanno iniziato con due bombe da tre, fossero capitate a Ragusa probabilmente sarebbe cambiato tutto. Con i se e con i ma non si fa la storia tanto, e meno ancora la storia delle partite. Il dato di fatto è che abbiamo perso nettamente, ma siccome non c'è un problema di differenza canestri, abbiamo perso, partiamo con una sconfitta. Ci sono almeno altre due gare, l'augurio che ce ne siano ancora di più, e stiamo a vedere poi come va a finire. Di solito siamo un osso duro e non credo che questa squadra, anche questa volta, non confermi di esserlo. Del resto questa è la squadra che si è permessa il lusso di andare a mettere paura alle addirittura a Galatasaray, a casa sua. Questa è la squadra che ha realizzato le imprese che ha realizzato, questa è la squadra che ha recuperato l'estremis della CS alla Final Four, poi per poi neofragare in Coppa Italia, è la squadra che qua a Schio gliela suona direttamente. È sicuro comunque che quando verrà qua a Schio, perché comunque vada, deve venire qua, deve trovare veramente una specie di linea gotica, di linea Maginot, di fortezza, non lo so, di ultimo ridotto nelle Alpi, perché insomma qui non si tratta più. Quando viene qua Schio deve trovare non solo migliaia di persone, ma migliaia di persone che tifano per la loro squadra. Insomma, bisogna, sotto certi profili, ma io lo dico in senso buono, intimorirle psicologicamente, nel senso, si guarda che supporto che ha la squadra contro la quale sto giocando. Per il resto devo dire che la settimana dello sport non ha presentato praticamente nient'altro, mentre invece il prossimo sabato, oltre a presentare comunque vada domani sera la gara tra Passa l'acqua e Schio al Pallaminardi alle 20:30, presenta alle 7 una partita importantissima, perché in caso di vittoria contro il Mascalucia vorrebbe dire che Ragusa l'anno prossimo avrà un'altra squadra in A1 nel caso particolare della pallamano, e presenta anche il derby di calcio, anche se purtroppo o così è, non lo so se purtroppo, il calcio ormai è arrivato nell'interesse del pubblico all'ultimo posto, forse il derby fra Città di Ragusa, che avrebbe dovuto vincere il campionato e ha perso il primo posto per volta Scalogni e tante altre cosette in due giornate, e il Marina che ormai non ha più niente da chiedere. Quindi cerchiamo di godere di avere un pizzico di fortuna, seguiamo con molto affetto la gara di mercoledì, e poi comunque sabato sappiamo che sarà un sabato da vivere in modo importante. Per il momento posso dire soltanto convintamente, con tutto l'affetto, con tutta
il cuore di Ragusano, non lo grido perché sennò non sarebbe bello in televisione, ma forse davvero, forza passa l'acqua. Vi saluto. Questa è Teleiblea. Thank you.
Signore, tu sei la mia vita.
apparatura che apriamo camera. Tu sei il mio Dio vivo, tu sei la mia forza, tu sei il medico onnipotente, tu sei il sacerdote in eterno, tu sei guida alla patria. Preghiamo. Signore, tu sei la mia vita, tu sei la mia luce vera, tu sei la mia dolcezza santa, tu sei la mia splendida sapienza, tu sei la mia cristallina semplicità, tu sei la mia anima universale. Preghiamo. Signore, tu sei la mia vita, sei tu la mia concordia pacificante, tu sei la mia piena protezione, tu sei la mia perfezione assoluta, tu sei la mia salvezza eterna, tu sei la mia immensa misericordia. Preghiamo. Signore, tu sei la mia vita.